Buongiorno, oggi è sabato, perché non mi ricordo mai quanti ne abbiamo, mi sa che devo andare a vedere. Quanti ne abbiamo oggi, Ste? Due? È 2 luglio! Oh mio Dio, ci ha indovinato Bombolone, il 2 luglio! E io ho appena finito di stirare, sono le 8 e 10. Stefano si è svegliato alle 6 stamattina, volevo morire, dice mamma sono sveglio, non ho più sonno, volevo morire. Effettivamente è andato a dormire leggermente prima, ovvero alle 11 se non sbaglio, vuol dire ti ammazzi alle 11 prima, sì perché ultimamente non prendendo più le gocce di melatonina, che ripeto essere un integratore 100% naturale, che produce il nostro organismo. Però lui non ne produce abbastanza, quindi aveva bisogno di un'aggiunta, diciamo, per riuscire, non a, cioè non è che lo fanno dormire, lo fanno addormentare prima, gli conciliano il sonno, però da quando non va più a scuola, onestamente non gliel'ho più date, anche perché, dico, comunque la sua dose l'avrà presa, no? Quella che gli mancava, e quindi non gliel'ho più date. Smesse le gocce, Stefano ha cominciato a non dormire più, nel senso che si addormenta molto molto tardi, però poi tutta la notte dorme per fortuna, però si addormenta tardissimo, cioè certe volte se non è mezzanotte l'una non si addormenta, anche svegliandosi la mattina alle 6 e andando a dormire pomeriggio, che ne so, verso le 2, si sveglia che ne so alle 3 perché dorme un'oretta, un'ora e un quarto, però anche se si sveglia alle 3 lui dalle 3 all'una va come un treno, ma è calmo, devo dire la verità, non è che rompe l'anima, si mette a giocare con le cose sue. E poi, come avrete visto dall'ultimo vlog che ho caricato, vi avevo lasciato con lui che aveva deciso di voler dormire nella sua cameretta. Io pensavo tutto, ho dimenticato di stirare una maglia. Che palle! Io pensavo tutto tranne che lui riuscisse a dormire nella sua cameretta. Dico, vedrai che mi farà spostare tutto, me se farà mettere lì e poi puntualmente vorrà venire da noi. Mi sono dovuta mettere a mezzanotte e mezza, puli tutto il letto, un po' di polvere, perché comunque avete visto lì a casa stavamo tutto. Quindi gli ho pulito tutto, gli ho cambiato le lenzuola a mezzanotte e qualcosa. Quando siamo tornati dalla festa di mio cognato, senza televisione, si è messo giù, si è addormentato e sono 4 notti che dorme da solo nel suo lettino, si addormenta da solo. È una grande soddisfazione. Però certe volte mi fermo a riflettere e dico lo sto perdendo, nel senso che cioè, mi sta proprio sfuggendo di mano, no? Sta cambiando proprio tutto troppo drasticamente, cioè da che ha deciso di dormire da solo, perché l'ha deciso una mattina e la sera l'ha portata a termine la sua cosa, da che andrà a dormire da solo, cioè sarà un attimo, no? A che mi dirà: Amà, presta ma la macchina che devo andare a pischelletta mia, devo andare a prendere la ragazzetta, non mi aspetta per cena, quindi un pochetto, cioè sono contenta per lui, sia chiaro. Però dico, cacchio, cioè questo già non gliene frega niente di dormire con me, non lo so, è strano. E la prima notte mi ha fatto tanto strano, non lo nego, perché io dovrei mettere a posto nel frattempo, non lo nego, perché lui è abituato che dormiva proprio appiccicato al mio lettino. E la sera era tutto un rito, no? Le coccoline io a lui, lui a me, la mano, le coccole, un bacetto, mamma ti amo, amore mio, mamma mi dice sempre, mamma sono fiero di te, sei la piccoletta mia, io gli dico tu sei l'amore mio, insomma tutte ste coccole tra mamma e figlio. E quindi, quando lui qui non c'è stato la prima sera, poi voi lo sapete, io non sono una madre appiccicosa, mi è mancato tantissimo quel momento. E oltretutto durante la notte io mi ero proprio appiccicata già il lettino al letto mio, perché dico se nel piano della notte si sveglia già c'ho il letto pronto. Invece non mi si è filato dei pezza, io tutte, cioè mi sono svegliata tipo tutta la notte ogni totte ore perché mi vedevo sto lettino vuoto. Ogni tanto sono abituata che ci buttavo una mano, no? Invece non c'è più il mio bobolone. E la cosa più brutta, giuro, me l'ha fatto la mattina. Quando ho aperto gli occhi era la prima cosa che vedevo la sua faccia e non c'era. E lì mi è preso un attimo di tristezza, quasi che mi veniva da piangere, ma sia chiaro, non era un pianto di Dio, mio Dio, cuore di mamma, però è stato proprio una cosa di capire che lui sta crescendo veramente me lo sto perdendo per strada, cioè è stato strano. Boh, cioè, ve lo vedete, sta di là da solo, mi chiama molto meno.
È una sensazione bella, bellissima, però è strana, soprattutto per un bambino come lui che non è mai stato 30 secondi lontano da me. Quindi è strano, però sono contentissima perché sta crescendo, c'ha la sua indipendenza ed è giusto così. Adesso mi ha detto che vuole andare un po' in piscina, pomeriggio no, però mo ce lo porto un pochettino tanto è presto, io dovrei andare un attimo al tabaccaio a fare dei fax importanti per il cambio della residenza e quindi devo andare prima lì e poi porto lui in piscina. Aspettate che intanto. E niente, quindi mi preparo e lo porto un po'. Che fai tu? La piscina? Ma che stai a Mamma, fare? sai perché ho messo così? Perché ho fatto male qui. Ti sei fatto male? Al ginocchio. Ah, ho capito. Naturalmente c'è poca luce perché queste sono le lampadine. Ogni 3x2 se ne consuma una. E puntualmente, essendo moglie di un elettricista, non ho mai la luce in cameretta, è un po' come il calzolaio, no? Che va con le scarpe rotte. E Lillo naturalmente non ci sta. Aspettate, perché c'è. Io parlo, 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 ma se intanto faccio qualcosa non faccio un soldo di danno. Dicevo, Lillo non c'è perché sta al lavoro e sinceramente mi credete che gliel'ho chiesto, ma non ho, cioè, non mi ricordo dove sta oggi perché ultimamente sto un po' sfasata, sono sincera, e quindi boh, non so dove sta. Spero che stia al lavoro a questo punto. Oddio mio. Cioè io ho stirato 2 ore e praticamente ho dimenticato la maglia ancora del pigiama invernale, che volendo potrei anche dargli una botta con le mani perché non si vede nemmeno che è da stirare. Infatti, lo sapete che faccio? Faccio la furbata. Poi vi dico anche una cosa: ci sono delle cose che io lì per lì do una sfaccettata con le mani perché io ho l'armadio talmente pieno, pieno zeppo. Cioè, quello mi sta a sentire. Ho l'armadio talmente pieno zeppo che quando poi io stiro le cose e le vado a riprendere, puntualmente sono ciancicate. Comunque, ciancicate vuol dire stropicciate, nello slang romanesco. E quindi mi conviene stirarla al momento del bisogno. Vabbè, vedete che non si vede per niente. Tiè, guarda qua. Con queste mani a pala da massaggiatrice. Massaggiatrice nel senso che facevo l'estetista, quindi facendo i massaggi. Ecco qua. Stirato, avete visto? Allora, cominciamo a fare qualcosa. Allora, mi avete chiesto un sacco di volte di farvi vedere i costumi indossati in una hall, in qualcosa. Allora, oggi sfoggio questo. Questo mi piace un sacco. Peccato che le coppe non sono. Come lo faccio vedere così? Non si vede, però se io faccio. Ecco, vedete, se io faccio così, qua mi sta grande perché non c'ho il seno. Dovrei imbottirle un altro pochetto. Questa che mi sta leccando i piedi. Le dovrei imbottire un altro po', sinceramente, ma non si apre, dovrei scucire il costume. Questo me l'ha regalato una gerberina l'altro anno. Comunque, dicevo, mi state chiedendo in tantissime di farvi vedere i costumi indossati, magari in un video proprio specifico, però non riesco a realizzarlo e quindi ogni volta che vado a marmare in piscina vi faccio vedere. Questo mi piace perché con l'abbronzatura secondo me è stupendo, anche adesso che non sono abbronzata. Tutto de pizzo, guardate quanto è carino. Lo slippino è così, poi mi piace che c'è sto pompon così. Guardate quanto è carino, è fatto proprio bene, sinceramente. E poi in tantissime mi state chiedendo: c'è il tatuaggio, me lo fai vedere? Io sì, c'ho il tatuaggio, però non vorrei, cioè, come faccio a farvelo vedere senza farvi vedere il culo? Ci posso provare. Ecco. Ok. Lo vedete storto perché la macchinetta è storta. In realtà sarebbe la N di Nicolino, appunto, che è Lillo. Però è fatta in alfabeto tebano, che è l'alfabeto delle streghe. Infatti volevo qualcosa che sì, sembrasse una N, ma che non fosse proprio una N, perché non, cioè, comunque non mandava, che si vedeva proprio che fosse una lettera. E quindi sì, cioè, quello ce l'ho da 16 anni, quasi 15 anni. E non mi sono mai pentita, l'ho fatto dietro proprio perché non mi volevo stancare, cioè non volevo vedermelo perché io sono un po' stufarella e quindi sono contenta di averlo fatto, ecco. Ne vorrei fare un altro, presto forse arriverà e intanto adesso devo andare via. Poi di buongiorno gemberine. Buongiorno,
gemberine. E gemberini? Digli, che gli devi dire? Io sono questa palla. Dove te l'ha comprata mamma quella? Da Stefano. Quella del canestro? Quella del canestro. Il canestro ho comprato da Stefano. Però non so dire molto bene. Da chi l'hai comprato? Da Stefano. Bravo, l'hai detto benissimo. L'hai detto molto meglio di tante persone che non lo sanno proprio dire. Vieni che oggi finalmente abbiamo la macchina, mettiamo la borsa dentro. Eccoci, sono le 2 prestissimo, ma sono tornata a casa, ho mangiato al volo e sono tornata. E Lillo stava a casa, che bello, infatti sono troppo contenta, ha fatto presto, tutto sommato, cioè è uscito alle 6 stamattina, quindi ha fatto piuttosto presto. Mi sono riportata via da casa di mia madre i pisellini. Stefano si è mangiato una brusca, ha voluto la bruschetta con sopra i pisellini primavera e sopra le seppie, chiamavo scemo. E poi un po' di spaghetti col tonno, però mo li apro perché sennò si finiscono di cuoce e si scuociono. Invece mo li apro un po' il coperchio perché erano ancora caldi, ho mangiato al volo e siamo venuti via. Perché sapevo che lui lo faceva presto, ma non mi immaginavo così presto. Mo lui si riposa, e io non so che faccio sinceramente. Mi dovrei montare un vlog, però onestamente non me va. C'ho tempo ancora, posso fare tra stasera e domani, pure lunedì, quindi c'ho tempo. E niente, sto aspettando che Lillo esce dal bagno perché Stefano deve fare pipì. Sono tipo così. Ah, la picciona, niente, le uova non l'ha più fatte, cioè nel senso non si sono schiuse. Un giorno non è più venuta a covà. Io ho detto, vabbè, mo sarà andata a mangiare, anche se mi sembrava strano perché c'è sempre il maschio che torna e gli dà da mangiare, no? Comunque è difficile, non abbandonano mai il nido. Poi ho visto che non era tornata e la sera, la mattina le uova erano ancora scoperte, sono passati 3-4 giorni, le uova erano sempre scoperte e quindi evidentemente ha capito che non erano ingallate, le abbiamo prese e le abbiamo buttate. E vabbè, meglio così. Approfitto che Lillo e Stefano sono scesi giù con la bici perché devo fare una cosa dentro questo armadio e mi sta venendo da vomitare, ovvero questo armadio, quello sopra il lettino di Stefano, era immacolato, avevo messo tutto a posto. Solo che succede poi quando c'è qualcosa e non c'è la scala, boom, infili, infili, infili e succede questo. Cioè non trovo più asciugamani, non trovo più lenzuola, non riconosco più le cose, quindi adesso che l'ha portato via posso svuotare, tolgo tutto, vedo quello che c'è da tenere, quello che c'è da buttare, quello che c'è. Secondo me in realtà non c'è nulla da buttare. Ah, per dire, no? Abbiamo 6/8 asciugamani da mare, usiamo sempre gli stessi. Tutti gli anni diciamo, però sono nuovi, non li buttiamo, però sono nuovi, non li buttiamo. Ma in realtà non abbiamo lo spazio necessario per tenerli. E quindi è un problema. E mi viene pure un colpo, perché nella casa nuova noi non abbiamo lo sgabuzzino. E quindi sarà ancora più un problema, perché non abbiamo proprio lo spazio necessario per poter mettere le cose. E oltretutto in tante mi avete detto, la casa è grandissima. No, la casa è 63 metri quadri, pari a questa, solo che in più in quei 60 metri quadri ci sono due spazi esterni, che non sono male. E me devo mettere al lavoro, raga, perché sennò se parlo non finisco più. Direi che sta avvenendo un ottimo lavoro. Qui ho messo tutte le cose che uso un po' di meno, quindi più moncini. Nella scatola di Marilyn c'è tutta roba di Stefano di quando era piccolo, copertine, lenzuolini. Qua sotto ci ho messo tutti i cambi delle lenzuola, le federe, queste sono di Stefano. E di qua ci sono le nostre, le ho chiuse tutte con l'elastichetto intorno in modo da trovare già la coppia. E dietro, so che è un po' scomodo, c'è il sotto del lenzuolo, però ne ho tenuto uno da questa parte in modo che ce l'ho subito al volo, poi quando mi serve sposto tutto e prendo l'altro. Purtroppo lo spazio è questo. E qua sotto ho fatto zona asciugamani, qui tutti quelli nuovi chiusi, qua in questo cestino solo quelli da ciclo, diciamo, quindi ce n'è uno blu e ce ne va un altro rosso. E qui invece tutti gli asciugamanetti, anche questi messi comunque con l'elastico in modo da
tenerli comunque fermi e non si muovono. Ma è rimasta sta robetta fuori che sarà la più difficile da mettere a posto. In quanto sapete meglio di me che quando rimangono pochissimi pezzi è veramente la parte più difficile per trovargli un posto, perché quando rimani con poca roba non sai dove metterla. Diciamoci la verità. Aspettate, sono sempre qui, sto mettendo un asciugamanino degnatto qui e quindi adesso io ho le piastre che poi tra parentesi non uso mai. C'ho questa qui della bellissima Magic Volume, che è quella che fa i ricci, ricci e lisci. Me la regalò mia sorella al mio compleanno. Stefano era piccolo, aveva pochi mesi. Eh sì, aveva 2 mesi. E fatalità, nel video dove sono a Brno, quello della Superbike, che comunque vabbè, poi è stato il viaggio della speranza, diciamo, però all'epoca ancora non l'avevo detto sul canale. E li facevo con questa e cioè, erano meravigliosi. Adesso non c'ho più il tempo, sinceramente, però adoro veramente questa piastra, letteralmente. Magari un giorno vi ci faccio un video, mi preparo con voi. Bisogna vedere come mi gira, perché qui è impossibile. Adesso mi finisco di mettere a posto queste due o tre cose, perché poi aspettate, eh. Allora, ho utilizzato la tecnica delle federe, che non uso più, però sono ancora in buono stato. Questa è rosa, per Stefano non va bene, però siccome sono grandissime queste qui, le presi alla Lidl, le utilizzo per rifoderare la cuccia di Pippi, ovvero quando la devo lavare tolgo soltanto la federa e poi gliela reinserisco sia sulla cuccia che sul cuscino. Poi vabbè, una volta tanto gli lavo pure proprio la cuccia vera e propria. Infatti già 10 giorni fa gliel'ho lavata tutta quanta, quindi ancora posta. Però avendo messo questo qui, la federina sotto, non mi ci si va a mettere tutta qua polveraccia qua, madonna, tutti quei pelucchi, che palle. Quindi queste qui le tengo per Fibi e le devo mettere però da un'altra parte, perché se no poi non mi ci raccapezzo più con le cose. Fa caldo, ragazzi, oggi fa caldo veramente, e mo loro salgono sicuramente tra un pochetto, perché lì lo alle 9:30 se ne può più, ha di nuovo la ronda e quindi devo uscire per andare a lavorare, e tornerà alle 2 come al solito. E vabbè, le 2, l'una e mezza, però insomma, poraccio, tempo che se che si sistema, che si rimette l'attimo, se lava i denti, se mette a letto, insomma, una cosa e un'altra, si fanno sempre le 2. Vabbè, allora io finisco di fare il mio dovere, mi aiuto queste cose qui e finisco, se no perdo troppo tempo. Direi che procede alla grande. Qui ci ho messo tutti gli asciugamanini di Stefano. Ce n'avevo un altro di questi con gli asciugamanini azzurri. Non mi ricordo dove l'ho messo. Qua ci ho attaccato questo. Aspettate, guardate quant'è carino. Così si vede un po' meglio. È profumato. E dietro c'ha un altro orsetto. Sì, ce la posso fare. Ok, c'ha un altro orsetto che si stacca perché profumano da morire, e io l'ho attaccato qua, ho aperto poco poco e ecco qua, gli ho profumato tutto. Fantastico. Mi è venuta un po' di nostalgia quando stamattina ho detto mi sta sfuggita mano, cioè piano piano lo sto perdendo, cioè poi mi rendo conto adesso. Vabbè, ho trovato un bavaglino così e vabbè, mo stavo a mettere a posto e ho ritrovato tutti i biberon. Questo è l'ultimo che abbiamo comprato, però lo tengo perché è di vetro, mi può servire comunque anche per le dosi se devo cucinare qualcosa. E poi ho ritrovato questo di quando era proprio piccolo piccolo, mamma, cioè guardate. E poi questo è stato uno dei primi biberon, forse il primo, l'ho cambiato, sì, però gliel'ho ripreso sempre uguale perché a lui piacevano che c'erano le apette, faceva zzzz. Oddio, e poi ho ritrovato pure questo. Adesso la questione è: quale tengo tra quelli di plastica? Ne vorrei tenere soltanto uno, non li vorrei tenere tutti e due. Però alla fine credo che li terrò. Siete un po' storti, abbiate pazienza. Alla fine credo che li terrò entrambi. Di questo ho perso il tappo, però poco male, c'ho questo verde. Non li potrò riutilizzare perché comunque sono stati usati, poi sono di plastica. Però boh, mi ha fatto strano. Mi ha fatto un po' strano perché poi ritrovi tutte queste cose vecchie e dici: mamma mia, guardate quanto tempo è passato, mamma mia, 3 anni, sembra ieri che tu fa le poppate, cioè godetevi pure se vi sembrate impazziti, perché ci stanno dei momenti che veramente dite:
Io lo so che lo pensate, ma chi va ha fatto fa? Perché me lo scrivete in tantissimi. Io, come ho detto, non l'ho mai pensato perché veramente avendo fatto una fatica immane per averlo, non l'avrei mai potuto pensare. Però capisco che tante si trovano a rimanere incinte così, de botto, e la vita te cambia, ma te cambia proprio, ripeto, a livello psicologico. E tante mi dite, mi sento in colpa, però penso, ma chi me l'ha fatto fa? Cioè, è normale, non vi sentite in colpa perché comunque sta dietro a una creatura, non è un gioco, non è uno scherzo. Poi, per carità, ci stanno pure bambini che li metti lì, stanno buoni, paciosi, li vedi, li senti, tanto di cappello, tanto fortunate. Però ci stanno pure quelli che veramente ti assorbono tutto quello che ti possono assorbire, no? Però godeteveli perché alla fine, ecco, ve li trovate che passano 3 anni e dici, cacchio, cioè. Lo allattavo col biberon, adesso dorme da solo, va al bagno a fare la pipì da solo, e cioè non gli servi più. È bellissimo, però dici: cacchio, com'è possibile che ieri era neonato e oggi è un ometto? E ti senti un attimo. Prima di tutto ti senti invecchiata in botto perché dici: cacchio, sono già passati 3 anni. Però ti senti veramente. Come se avessi perso qualcosa di importante, no? Perché io con tutto che me lo so goduto, dico, oddio, l'ho perso. È una cosa, non ve lo so spiegare. Ditemi se chi c'ha bambini che sono già più grandi, insomma, già come Stefano, non quelli proprio piccoli, se vi ha fatto lo stesso effetto pure a voi, perché sennò io sono da ricovero. Ore 10 di sera, abbiamo cenato, sto finendo di fare la cucina e nel frattempo mi sto cucinando. C'è casino, scusate. Mi sto cucinando il macinato per domani perché ho il terrore che mi si rovina. Era ancora buono, però insomma già era. Non l'ho preso ieri, l'altro ieri, quindi insomma se lo cucino subito è meglio. Poi avevo detto a Stefano stasera ti faccio il macinato con le carotine, il sedano. Quando ce ne sono messa a pulire gli armadi, ho fatto tardi. Infatti quando gli ho messo l'hamburger dicevo mamma non me l'hai fatta più la carne con le carotine. Dico amore la faccio domani perché era veramente. Ci metto poco a farlo, però ho preferito levare prima gli hamburger, quindi abbiamo mangiato quelli. E domani c'ho questa limite, io ci faccio il riso così lo mangiamo come piatto unico. Adesso mi dispiace che non ho registrato, però Lillo è di nuovo andato a lavorare. Sono tornati su che erano le 8 e qualcosa. 8 e un quarto dico, stava portata a fare l'aperitivo, vabbè Stefano acqua, ferrarelle e patatine. E allora mi stava a raccontare Lillo che stava con due amici suoi, non una coppia, moglie e marito, che hanno pure loro 3 o 4 figli, manco mi ricordo. Allora quest'amico suo doveva andare al tabaccaio, gli ha detto che mi posso portare Stefano. Mio marito gli ha detto sì, portatelo. E è uscito con la lecca lecca, la mio marito dice, te pareva? Dice, sapevo io che se faceva comprare qualcosa, non gli dovevi comprare niente, dice no. Cioè lì io ho dovuto comprare perché un po' capì, dice praticamente siamo entrati dentro il negozio e lui prima di entrare nel negozio si è puliti i piedi, Stefano c'ha la fissa, perché io sono un po' rompipalle su questo, c'ha la fissa e anche quando entra nel portone, quando esce fuori al terrazzo, che mia mamma c'ha gli zerbini, cioè naturalmente per pulirsi i piedi quando rientra, lui si pulisce i piedi anche prima di uscire dal terrazzo, da casa verso il terrazzo. Allora, siccome questi due ragazzi hanno la fissa di chi entra in casa e non si pulisce i piedi, cioè per loro è proprio una cosa di rispetto, hanno notato sta cosa, dice no, cioè gli devo comprare una lecca lecca, dice perché io un bambino così piccolo che si pulisce i piedi, dice no, non ho mai visto, allora gli hanno comprato sta lecca lecca, non è che mi voglio trincare per vino, però c'è devo sfumare la ciccia, ole, e quindi vabbè, gli hanno comprato sta lecca lecca. Io credo che il vlog di questa sera lo faccio finire qui. Merda, scusate, lo faccio finire qui perché a parte che devo finire di preparare, devo finire di fare la cucina. Ciao! Devo finire di fare la cucina e poi mi dovrei mettere a montare il vlog. Mi devo ancora andare a fare una doccia da oggi. Meno male che mi ero levata il cloro da dosso oggi, comunque. Allora, vi faccio salutare. Mister Gnappo, che si è chiuso in cameretta naturalmente perché c'è mamma Pippi mi rompe tutte le palline. Guardate, Pippi non ti apre, bombolone. Stefano, reggi la pallina. Pippi stava qua fuori che voleva giocare con te, amore. Senti, amore, saluta le gerberine che andiamo. Che gli vuoi dire qualcosa prima di. Eh? Gli vuoi dire qualcosa? Ah, ma lo sai che qui i maschietti si sono arrabbiati? Dobbiamo dire gerberine e gerberini. Pure i maschietti, mamma. Perché?
perché sono arrabbiati? Perché io dico sempre gerberine e invece ci stanno pure i maschi che ci guardano. Quindi anche gerberini. No, o io sono molto stanco, non voglio gerberine e fratellini. Gerberine e fratelline, sei tanto stanco, amore mio, hai ragione. Vabbè, allora guardate i giocattoli. Dai la buonanotte allora, amore. Gerberine, guardate questo gioco. Fagli vedere. Che gioco gli fai vedere? Ah, te lo sei inventato. Faglielo vedere che è carino questo, aspetta, vedete, l'ho preso da Decathlon, guardate quanto è carino. Chiedi di far vedere. Ma ho capito, così non fai canestro. Bravo! Quasi canestro! Lascia pippa, vai! Attenta, mamma. Oddio! Fatto canestro! A rifallo, mammi! Fammi vedere se fai canestro! Oh! Oh, faccio io? Beh, fammi giocare pure a me! Aia, pippa! Ma dove hai tirato? Rinco rinco. E vedi che stronza che non me la lascia. Vieni qui. E se fa a giocare con un cane che non ti lascia la palla? Fai con questo. Tieni. Oh, si è spaccato. La buonanotte su. Buonanotte bene. Nel delirio più totale vi do una buonanotte. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.